Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 10 dicembre 2021. Coronavirus, sono al momento 982 i contagiati in provincia di Belluno, ieri i nuovi casi sono stati 56, 1956 le persone in isolamento o quarantena. Nel periodo tra il 2 e l'8 dicembre l'incidenza settimanale dei nuovi positivi è stata di 273 ogni 100.000 abitanti, superiore al dato nazionale di 183 nuovi casi sempre ogni 100.000 residenti. Sul fronte dei ricoveri sono 29 i pazienti Covid negli ospedali dell'USL numero 1 Dolomiti, 20 sono in area non critica, 5 in cura all'ospedale di comunità e 4 in terapia intensiva. Resta in terapia intensiva anche un 56enne precedentemente positivo e ora negativizzatosi. Da registrare anche un nuovo decesso avvenuto in ospedale, la vittima è una donna di 69 anni. Da giovedì prossimo intanto prenderà il via la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni, circa 9.000 nel bellunese i giovani coinvolti. L'accesso sarà senza prenotazione, basterà contattare il proprio pediatra. L'importante è vaccinare e velocemente, il commento della direttrice generale dell'USL Dolomiti, Maria Grazia Carraro, che sottolinea come nella fascia di età fino ai 14 anni da settimane si registri un livello di positivi molto alto, con implicazioni importanti per quanto riguarda la circolazione del virus anche tra gli adulti. Cambiamo argomento, ritrovato senza vita a Quero Sandro Mariot, 66enne originario di Favaro Veneto nel comune di Venezia. Il suo corpo è stato rinvenuto mercoledì in località San Valentino sulla via Perschievenin, nei pressi dell'agriturismo Mulino La Vallina, dove l'uomo era alloggiato. Fatale una caduta mentre passeggiava per raggiungere il centro del paese. I sanitari, giunti sul posto dopo la chiamata di un passante che transitava in zona, hanno potuto solo constatare il decesso avvenuto a seguito di politrauma da caduta accidentale. Condannato in via definitiva l'uomo riconosciuto come il mandante delle quattro rapine avvenute nell'estate del 2017 in diverse zone della Val Belluna. Nei suoi confronti la Cassazione ha confermato i 5 anni e 4 mesi di reclusione decretati in primo grado dal Tribunale di Belluno e non riformati in appello. Gli esecutori, due giovani bellunesi, hanno patteggiato 4 anni e 6 mesi e 1 anno e 8 mesi. Belluno slitta la conclusione dei lavori di manutenzione sul ponte Bailey. Ieri il comune capoluogo ha pubblicato un'ordinanza che sancisce la chiusura fino al 24 dicembre. Inizialmente la riapertura era prevista attorno al 10 di dicembre. Divieto di circolazione anche in via Alzaia, il tratto di strada adiacente all'infrastruttura, salvo che per veicoli di soccorso, forze dell'ordine, residenti e mezzi necessari a garantire i servizi pubblici essenziali. Passiamo allo sport, calcio Serie D, Dolomiti Bellunesi in campo domenica per la sfida casalinga contro il Cagliero Terme, gara valida per la 14ª giornata di campionato, fischio d'inizio alle 14.30. Sospesi in blocco invece tutti i campionati provinciali, la decisione della FIGC bellunese è dovuta al maltempo degli ultimi giorni, rinviate a data da destinarsi le gare dei tornei di seconda, girone T e terza categoria, così come quelle delle giovanili. Annullata, ma in questo caso per via del Covid, anche Longarone Alpina Barbisano di prima categoria. Per quanto riguarda la pallavolo, Serie 3, gara in trasferta domenica per la Daroldo Logistics Belluno, che dovrebbe far visita a San Donà. Condizionale d'obbligo, visto che mercoledì i veneziani non si sono presentati alla partita contro Porto Maggiore per il timore di alcune possibili positività al Covid. Una rinuncia non correttamente comunicata dalla società, motivo per cui la federazione ha sancito la sconfitta per 3-0 a tavolino, 3 punti di penalizzazione e 6.000 euro di multa. Sul fronte femminile, Serie B2, il Belluno giocherà in casa al De Mas contro l'Union Sportiva Virtus. Ok, Cortina KO nella sfida contro il Renon disputata ieri sera al Collalbo. 4-1 il risultato finale a favore dei bolzanini nella gara valida sia per l'Aps Hockey League che per il campionato italiano Serie A. Match di fatto già chiuso nel primo parziale con i padroni di casa avanti per 4-0. Gli ampezzani saranno nuovamente in campo domani al Vipitino per affrontare i Broncos. Gara al via alle 19.30. E infine in rugby Serie C, questo è il programma delle gare di domenica, Feltre al Boscherai contro l'Alto Vicentino, Alpago in trasferta a Frassinelle, per il Belluno match a mira in attesa di recuperare il 19 dicembre la sfida saltata domenica scorsa a causa Covid contro il Monte Belluna.
È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.